Nella liturgia della Chiesa Cattolica, la veglia pasquale è la solenne celebrazione della resurrezione del Signore. Celebra la vittoria di Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Fra il tramonto di sabato e l'alba di domenica, anche gli ospiti e i loro familiari della Fondazione Mike, Maria Assunta in Cielo, hanno preso parte nell'auditorium del nuovo centro di via San Biagio ai riti tradizionali, la benedizione del fuoco, la preparazione del cero, la processione e l'annuncio pasquale. È stato Don Diego Pancaldo, assistente spirituale dell'associazione, a presiedere e celebrare le funzioni religiose, accompagnato dalla partecipazione di tutta l'assemblea. Nel buio della sera, fuori dalla chiesa, è stato preparato il fuoco in attesa del cero pasquale, una notte per citare l'esortazione sulla veglia nella quale Gesù Cristo passò dalla morte alla vita. «Benedici questo fuoco», dice la preghiera rivolta al Dio Padre, «fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo». La Pasqua è la festa della speranza, perché l'amore di Dio non delude mai, sono le parole di Papa Francesco nella veglia pasquale presieduta nella Basilica Vaticana. È la luce del Cristo la speranza che risorge, che disperde le tenebre del cuore e dello spirito, è la croce incisa sul cero unitamente all'Alfa e all'Omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, perché Cristo è il principio e la fine di tutte le cose. Infine la processione con il cero pasquale acceso verso la chiesa. Nel nostro centro, ha detto Don Diego Pancaldo nell'omelia, è possibile fare l'esperienza di una gioia paradossale, quella che i nostri ospiti, le donne e gli uomini, ci invitano a fare. Al termine della messa la benedizione, a conclusione di una grande celebrazione, cominciata il Giovedì Santo con la messa in Cena Domini.